tutti i colleghi in presenza e i molti collegati da remoto. E saluto il nostro ospite di questa mattina, l'ammiraglio Fabio Agostini, comandante dell'operazione dell'Unione Europea UNAFOR Medirini, e lo ringrazio per la sua presenza. È parecchio tempo che volevamo organizzare questa audizione congiunta con le due commissioni difesa esteri di Camera e Senato, e siamo riusciti a farle anche in questo momento particolare, diciamo, che sta vivendo il Parlamento, ma ci sembrava importante comunque avere informazioni su questa missione davvero strategica. L'operazione Irini, come sapete, è stata istituita il 31 marzo dello scorso anno con il compito principale, anche se non unico, di implementare l'embargo ONU al traffico di armi nei confronti della Libia. In questi mesi l'operazione ha svolto un'intensa attività di cui ovviamente ci parlerà l'ammiraglio, e in vista del rinnovo del mandato di Irini, che scade il prossimo 31 marzo, gli Stati membri hanno avviato una riflessione su una possibile revisione strategica dell'operazione. Si discute di aumentare il personale, i mezzi e di rafforzare il sistema sanzionatorio per le violazioni dell'embargo e anche di altro. E soprattutto, questo è un passaggio molto importante, si immagina un possibile coinvolgimento di Irini nel controllo dell'accordo sul cessate il fuoco che le parti libiche hanno faticosamente raggiunto a fine ottobre. Anche su questo immagino che il nostro ospite, l'ammiraglio, potrà dirci qualche cosa che ascolteremo con grande attenzione. Possiamo però sottolineare fin da ora che è una partita molto importante per l'Unione Europea, ma anche ovviamente per l'Italia, per tutto quello che un maggior ruolo di Irini nella questione libica può comportare in termini di stabilizzazione dell'area, rapporto con quei paesi terzi che sono intervenuti pesantemente nel conflitto, controllo dei flussi migratori e insomma la Libia strategica per il nostro paese, insomma, non lo diciamo da oggi. Mi interrompo qui rinnovo, diciamo, il benvenuto. Aggiungo soltanto alcune indicazioni organizzative dei nostri lavori. Intanto chiedo ai colleghi collegati da remoto di disattivare il loro audio per evitare rumori di fondo, e dopo l'intervento del nostro ospite, come di consueto, ci sarà un primo giro con un intervento per gruppo, cercando per quanto possibile di alternare deputati e senatori. Dopo la replica dell'ammiraglio, se avremo tempo, potremo fare un secondo giro di domande. Ci siamo dati come orario di chiusura alle ore 10, quindi è un'audizione a cui abbiamo dato un tempo congruo, e chiedo però a tutti coloro che interverranno di svolgere il proprio intervento in tempi contenuti per favorire la possibilità poi di avere le risposte. E chiedo ai presidenti collegati, al collega Rizzo e al presidente Fassino, se vogliono aggiungere qualche cosa, e lascio loro la parola. Sì, intanto buongiorno, grazie Presidente. Il mio è solo per, diciamo, un indirizzo di saluto all'ammiraglio Agostini. Ovviamente condividendo le considerazioni della Presidente Pinotti in merito anche all'audizione che siamo riusciti ad organizzare anche in questo particolare momento, e all'importanza, appunto, la grande rilevanza che ha questa missione, quindi è giusto e dovuto fare degli approfondimenti. Quindi il mio saluto all'ammiraglio Agostino, ovviamente anche a tutte le donne e gli uomini impegnati nella missione. Grazie. Sì, anch'io voglio salutare ovviamente l'ammiraglio Agostini, attraverso di lui rivolgere un sentimento di gratitudine a tutti gli uomini e le donne impegnati nella Commissione Irini. Direi che possiamo direttamente cominciare, mi riservo semmai di intervenire durante la discussione. Grazie e buon lavoro. Grazie, do quindi la parola all'ammiraglio Agostini. Buongiorno, buongiorno a tutti, illustri presidenti, onorevoli senatori. È per me un grande onore poter presentare oggi l'operazione Irini come strumento dell'Unione Europea nell'attuale e mutevole scenario del Mediterraneo. Ho pensato di dividere il mio intervento in quattro parti. Parlerò a carattere generale del contesto strategico e dell'importanza del Mar Mediterraneo in cui l'operazione si trova ad operare. Poi parleremo delle caratteristiche dell'operazione che ho l'onore di comandare e i risultati finora ottenuti.
Ed infine condividerò con voi alcune considerazioni conclusive. Iniziamo dal contesto strategico. La regione Mediterraneo è uno spazio in cui si intersecano le principali sfide contemporanee perché è fulcro tra tre continenti, ognuno con le proprie peculiarità. È uno spazio complesso, disomogeneo in termini di sistemi politici, sociali, economici, culturali e religiosi ed è soggetto a numerose influenze, minacce e sfide. È un dato di fatto che un gran numero delle crisi mondiali hanno avuto origine in questa regione. La diffusione del Daesh, l'instabilità della Libia, la guerra siriana, le nuove tensioni in Libano, i pericoli posti dai foreign fighters, dalle milizie e dai contractors che influenzano anche la Libia stessa, la precaria situazione dei Balcani occidentali, le crisi migratorie e in ultimo le rivalità regionali che impattano sul Mediterraneo orientale. Queste crisi hanno trasformato il Mediterraneo in un bacino di persistente instabilità, influenzando negativamente il fragile equilibrio tra la sicurezza interna ed esterna dell'Europa e della NATO. In particolare, il contesto libico è caratterizzato da una serie di situazioni e attori che ritengo opportuno qui richiamare. Il processo di pace libico, a seguito della guerra civile scaturita dopo la deposizione del colonnello Gheddafi, si è dipanato attraverso una serie di incontri, accordi ed azioni volte a risolvere una situazione che ormai si protrae da 10 anni. Per ragioni di tempo e di interesse mi soffermerò solo sugli ultimi eventi rilevanti per l'operazione. All'inizio del 2020 la situazione sul campo inizialmente favorevole ad Haftar, che è riuscito ad arrivare alle porte di Tripoli, è stata riequilibrata dall'intervento turco a seguito dell'accordo del novembre 2019 con il GNA. In cambio di sostanziali rifornimenti militari, in pratica il GNA ha accettato di definire zone economiche esclusive tra Libia e Turchia in un'area di mare rivendicata dalla Grecia. L'ingresso della Turchia nel conflitto ha di fatto portato a una situazione di stallo ancora perdurante sulla linea che va da Sirte al Giufra. Le dinamiche politiche in Libia sono di fatto profondamente influenzate dagli interessi divergenti economico, militari e relativi alle risorse energetiche di attori regionali e globali che influenzano sia il GNA che l'NNA, quindi sia il governo riconosciuto di Tripoli che le forze di Haftar, sia da un punto di vista militare che politico. A Tripoli, il governo di accordo nazionale guidato dal primo ministro Serraj gode del riconoscimento delle Nazioni Unite ed è sostenuto da Turchia e Qatar, i cui governi supportano l'agenda politica e religiosa dei fratelli musulmani. In Cirenaica, l'LNA di Haftar è sostenuto da Russia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Giordania ed Egitto. Vista la situazione, nel gennaio 2020 molte potenze mondiali, organizzazioni internazionali e regionali, nonché rappresentanti dei paesi del bacino del Mediterraneo, tutti impegnati per una soluzione al conflitto armato libico, si sono riuniti a Berlino. Nell'ambito della conferenza, l'Unione Europea ha promosso un approccio olistico individuando 4 filoni paralleli, uno militare, uno politico, uno economico e uno umanitario. I filoni hanno conseguito differenti progressi, resi però complicati anche dalle tensioni nel Mediterraneo orientale per lo sfruttamento delle risorse sottomarine e la delimitazione delle zone economiche esclusive. Dopo la firma dell'accordo del cessate il fuoco da parte della Commissione Militare Mista a Ginevra il 23 ottobre scorso, gli incontri del Forum del Dialogo Politico Libico, tenutosi al Tunisi lo scorso 9 novembre, sotto legge delle Nazioni Unite, hanno individuato una roadmap per indire 9 elezioni il 24 dicembre del 2021. Molteplici tuttavia rimangono le incognite politiche e militari circa la fase di transizione che dovrà accompagnare i libici alle elezioni. Queste sono soprattutto legate alla difficoltà di smilitarizzazione e dell'allontanamento dal paese di tutte le forze straniere che precludono di fatto l'attivazione del meccanismo di verifica del cessate il fuoco con il perdurare di uno stato di stallo militare. A poco più di un anno dalla conferenza di Berlino, il 2021 si è aperto su un quadro geopolitico improntato ad una fluidità di posizione dei principali attori internazionali e dei loro alleati libici, dovuto soprattutto all'attesa per il cambiamento di amministrazione negli Stati Uniti.
Dal canto loro, gli Stati Uniti hanno recentemente abbandonato l'autoproclamata posizione di neutralità attiva, facendosi catalizzatore sia della dichiarazione di cessate il fuoco che di un ruolo equilibratore nelle contese del Mediterraneo orientale, due elementi che sono strettamente interconnessi tra loro. Questo probabilmente in relazione anche al timore che una stabile presenza militare di paesi non NATO in Libia possa influenzare profondamente l'equilibrio strategico anche nell'ottica dell'alleanza. Il processo, che dovrebbe portare a Libia le elezioni unificate entro il 24 dicembre, appare comunque ostacolato da attori libici e internazionali che prediligono il mantenimento dello status quo per conseguire i propri interessi politici e militari. Un flebile miglioramento economico e dello stato della popolazione libica è garantito dalla ripresa delle esportazioni petrolifere legali, che necessitano però di un quadro di riferimento politico unificato per la distribuzione dei proventi. A questa situazione si è unita la crisi globale dovuta alla pandemia, che si è diffusa ampiamente in Libia, in un momento in cui i libici, sia in Tripolitania che in Cirenaica, sono stati esposti a blackout elettrici, scarsità di acqua e carburante a causa delle chiusure delle esportazioni di petrolio. Questo ha portato a proteste di piazza e di fatto forzato Haftar a consentire la ripresa della produzione e l'esportazione legale di petrolio. La pandemia ha ovviamente complicato peraltro tutte le operazioni militari sia UE che NATO già attive. Penso quindi che immaginerete cosa abbia significato iniziarne una completamente nuova con Mirini in questo periodo. Nel Mediterraneo centrale, inoltre, i flussi migratori rimangono ancora un fenomeno da considerare e da monitorare, un tema molto sensibile per i paesi europei, tanto da condizionare anche l'attivazione dell'operazione Irini. Vediamo se cambia la strina. Eccoci qui. Passiamo ora a parlare dell'operazione nello specifico. A seguito della conferenza di Berlino di cui ho parlato il 17 febbraio, il Ministro degli Affari Esteri dell'Unione ha deciso di lanciare una nuova operazione per l'attuazione dell'embargo sulle armi al largo della Libia, sancito dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, utilizzando aerei, satelliti e assetti marittimi. L'operazione Irini è stata avviata il 31 marzo e, nonostante la pandemia, ha effettivamente iniziato la sua attività operativa il 4 di maggio. Il 10 di settembre si è svolta la prima attività di ispezione in mare ed è stata dichiarata la piena capacità operativa. L'operazione Irini è di fatto la più significativa operazione militare di sicurezza e politica di difesa comune dell'Unione Europea nel mondo. La visione politica fornita all'avvio dell'operazione, evidenziata dall'alto rappresentante Borrell, riflette quanto concordato alla conferenza di Berlino. Irini rappresenta una delle componenti dell'approccio olistico dell'Unione Europea alla crisi libica. Irini non è la soluzione, ma è uno strumento importante per porre le condizioni affinché la diplomazia possa adoperarsi per una soluzione permanente alla decennale crisi. A livello politico e strategico, la responsabilità degli indirizzi politici e dell'orientamento per tutte le operazioni di politica di sicurezza e difesa comune, quindi anche di Irini, è affidata al Comitato Politico e di Sicurezza, COPS. A livello militare e strategico io sono il comandante e svolgo le mie funzioni dalla sede che l'Italia ha messo a disposizione dell'Unione Europea presso l'aeroporto di Centocelle. I miei rapporti con il COPS sono agevolati dal Presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, attualmente l'ex Capo di Stato Maggiore di Difesa italiano, Generale Claudio Graziano. A livello operativo abbiamo in mare una forza aeronavale che è stata comandata per i primi 6 mesi da un ammiraglio della Marina italiana e su una nave italiana, e attualmente al comando della forza c'è un commodoro greco su una nave greca. Vediamo se riusciamo a cambiarla. Problemi. Eccoci qui. Forse siamo andati troppo avanti. Eccoci qui. Il mandato iniziale dell'operazione è fissato per un anno, okay, fino al 31 marzo del 2021. L'operazione in questo momento è sotto revisione strategica. I compiti di Irini rimangono gli stessi della precedente operazione Sofia,
ma solo con un ordine diverso. L'embargo delle armi è ora diventato il nostro compito principale e tutti gli altri sono ora compiti secondari. L'operazione potrebbe concludersi quando il contributo militare dell'Unione Europea non sarà più necessario per attuare l'embargo sulle armi e per sostenere le conclusioni del processo di Berlino per una soluzione pacifica alla crisi libica. Passando alla descrizione dei compiti, è opportuno ricordare che IRINI agisce nel pieno rispetto del diritto internazionale e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, è stata prorogata fino al 5 giugno 2021 la delibera 2292 che autorizza l'ispezione di rottamenti di mercantili sospettati di violare l'embargo. Secondo la nostra analisi, le violazioni dell'embargo seguono differenti vie. Il governo di accordo nazionale riceve armi prevalentemente, ma non solo, tramite rotte marittime, mentre le cosiddette Haftar Armed Forces ricevono armi principalmente tramite rotte aeree e terrestri. Uno dei compiti secondari di IRINI si riferisce alla raccolta di informazioni sul contrabbando illecito di petrolio. Questo compito è chiaramente non meno importante del precedente per l'economia libica. Si stima che la Libia abbia il giacimento petrolifero più ricco dell'Africa, con un possibile sfruttamento di circa 2 milioni di barili al giorno. Al momento è stata riavviata la produzione e l'esportazione di petrolio fino a 1.200.000 barili al giorno. È comunque prevedibile che il fenomeno del contrabbando di petrolio sia destinato a continuare. IRINI contribuisce anche allo smantellamento del traffico di migranti utilizzando mezzi aerei. Il flusso migratorio è sempre monitorato e vengono effettuati controlli costanti per verificare che IRINI non costituisca un pull factor, ovvero un polo di attrazione per le imbarcazioni dei migranti. Il compito viene svolto in piena sinergia con le agenzie di law enforcement dell'Unione Europea come Frontex e Europol. Giova ricordare che la principale rotta utilizzata dai migranti per raggiungere l'Europa nel 2020 è ancora quella del Mediterraneo centrale, che ha rappresentato circa il 54% di tutti i flussi migratori del Mediterraneo verso l'Europa. Nel 2020 si è notato un aumento del circa il 25% del numero di migranti dalla Libia rispetto al 2019. Stimiamo che questo aumento possa essere stato determinato da una serie di fattori. Per esempio, il ridotto effetto deterrente, vista l'assenza di navi militari che prendevano con Sofia di mira direttamente i trafficanti di esseri umani. Ridotti i controlli sulle coste da parte delle legittime autorità libiche a causa della guerra civile e del Covid, e anche le condizioni dei centri di raccolta in Libia non idonee ad accogliere troppi migranti in relazione all'emergenza Covid. Infine, non andrebbe sottovalutato il possibile impatto della presenza di stati terzi in Libia nell'influenzare i flussi di migranti. Infatti, una cosa che abbiamo notato più volte, che sebbene navi di paesi terzi effettuino pattugliamenti in prossimità delle principali aree di partenza dei migranti, nessuno di loro sono stati mai coinvolti in eventi SAR. Nonostante alcune interruzioni dell'attività in mare, la Marina e la Guardia Costiera Libica rimangono attori affidabili nel fronteggiare i flussi migratori. Significa che il metodo più efficace per smantellare la tratta di esseri umani risiede ancora nell'addestramento di queste forze per renderle sempre più capaci di garantire la sicurezza nelle acque di loro responsabilità. Va tuttavia notato che questo compito secondario di IRINI è attualmente congelato in attesa di un accordo con il GNA. A tale proposito, nel mese di novembre mi sono recato in Libia, a Tripoli, per una serie di incontri con le autorità politiche libiche e con i vertici della Marina e della Guardia Costiera, nel tentativo di facilitare la risoluzione dell'attuale stallo politico. Nel corso degli incontri è apparso chiaro come il GNA lamenti l'assenza di supporto politico da parte dell'Unione Europea, accusandola di non aver fatto nulla per aiutare il governo legittimo della Libia quando questo è stato attaccato dalle forze di Haftar. Le autorità libiche, in particolare il ministro della Difesa, hanno chiaramente associato la possibilità di prendere l'addestramento nell'alveo di EUNAVFOR Med di IRINI ad un rinnovato e rafforzato supporto politico verso il GNA, da dimostrare anche con la fornitura di assetti search and rescue necessari,
nello specifico motovedette e velivoli. A fattor comune, tutte le autorità libiche hanno manifestato il timore di non poter essere in grado, in assenza di assetti adeguati, di condurre azioni search and rescue dalla prossima primavera, in concomitanza della possibile massiccia ripresa dei flussi migratori. A livello tecnico, i rappresentanti della Marina e della Guardia Costiera Libica hanno sempre manifestato la volontà di continuare a collaborare con l'UNAFOR Med, il problema quindi rimane squisitamente politico, sottolineando la validità dell'addestramento somministrato nel passato, in quanto improntato al più rigoroso rispetto dei diritti umani, delle leggi internazionali e dei principi di parità di genere. L'operazione può contare attualmente solo su due navi assegnate con continuità, il pattugliatore italiano Borsini e l'ammiraglia, la fregata ellenica Adrias. Le unità sviluppano la Maritime Situational Awareness e svolgono operazioni di interdizione marittima. I velivoli assegnati sono invece quello polacco, quello lussemburghese e un UAV italiano su base permanente. Altri veicoli, uno francese e uno greco, sono disponibili di solito solo per due missioni mensili. Un aereo tedesco assegnato è fermo per problemi tecnici. A questi vanno aggiunti una serie di assetti che, per altre missioni, transitando nell'area, ci vengono assegnati in quello che noi chiamiamo supporto associato, ma non fanno parte della missione. IRINI è composta da personale e risorse fornite dai diversi Stati membri dell'Unione Europea. Attualmente 24 membri forniscono personale e mezzi. La percentuale e la composizione varia in funzione degli assetti messi a disposizione delle nazioni. Al momento la forza è di circa 565 persone, mentre ad ottobre potevo contare su circa 1000 persone. Passiamo ora a descrivere brevemente i risultati finora raggiunti. Dall'inizio, IRINI ha investigato circa 1600 navi e 160 voli sospetti, monitorando 16 aeroporti e terminal petroliferi, oltre a 25 aeroporti. Abbiamo effettuato 65 visite consensuali a bordo di mercantili di 20 bandiere diverse. Abbiamo ispezionato sei navi mercantili, una delle quali, la Royal Diamond 7, è stata dirottata verso un porto greco impedendo la consegna di carburante per jet militari a Bengasi. Dall'inizio dell'operazione IRINI ha rilasciato alle Nazioni Unite 18 rapporti speciali con prove sul traffico illegale di armi e di petrolio via mare e via aerea e 6 rapporti sulle navi ispezionate, compresa quella dirottata in Grecia. Finora non sono state raccolte prove di violazioni dell'embargo via terra. Questi dati dimostrano, se ve ne fosse bisogno, che l'operazione IRINI non è contro nessuno o contro nessun paese, ma implementa l'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in tutta l'area d'operazione, indipendentemente dagli attori coinvolti. Vi è da sottolineare inoltre che l'operazione IRINI è vista come un attore di primo piano nel Mediterraneo. IRINI sta sviluppando un'ampia rete di collaborazioni con un'estesa e variegata panoplia di stakeholders nazionali e internazionali, fra cui agenzie delle Nazioni Unite e agenzie di law enforcement dell'Unione Europea, le già citate Frontex e Europol. Sfortunatamente, in questa diapositiva potete anche constatare che alcuni accordi in rosso sono ancora in sospeso, nonostante fossero attivi durante l'operazione Sofia. A parte l'accordo con la Libyan Coast Guard e Navy, di cui vi ho parlato, resta motivo di preoccupazione lo stallo in atto con gli USA e con la NATO. Purtroppo, per questioni politiche legate alla volontà di paesi terzi, IRINI non ha ancora un accordo con la NATO e neanche con gli USA, relativo allo scambio di informazioni tattiche che potrebbero contribuire a superare alcuni limiti militari dell'operazione. La ripresa di queste collaborazioni avrebbe conseguenze positive anche per gli equilibri regionali in un'area in cui sia la NATO che gli USA hanno forti interessi. Di certo, IRINI è percepita anche dalla comunità marittima internazionale come un provider di sicurezza nelle trafficate rotte del Mediterraneo centrale. E questa percezione di maggiore sicurezza dell'intera area ha ripercussioni positive sia sull'economia europea che sulla ripresa dell'economia libica. Passiamo ora ad alcune considerazioni conclusive.
Esistono purtroppo ancora alcune criticità, da me più volte evidenziate ai vertici politici dell'Unione, per le quali auspico una rapida soluzione. Per poter svolgere al meglio i compiti assegnati, l'operazione necessita di più assetti, sia navali che aerei. Ad oggi le quattro conferenze di generazione delle forze hanno fallito nello scopo. Per riprendere l'addestramento della Marina Guardia Costiera Libica, utile fra l'altro a generare una capacità di risposta autoctona al problema della migrazione irregolare, è necessario superare l'attuale stallo politico attraverso una più concreta azione di supporto e pressione politica da parte dell'Europa e degli Stati membri. La cooperazione con la NATO e con gli USA sono fondamentali per rafforzare le capacità di IRINI di monitoraggio delle rotte aeree e terrestri. L'implementazione di un efficace imbarco delle armi verso la Libia richiede la disponibilità di porti di dirottamento il più vicini possibile all'area operazione per non trovarci nella stessa situazione in cui ci siamo trovati nel caso della Royal Diamond 7. La disponibilità francese del porto di Marsiglia è certamente molto utile, ma non è sufficiente in quanto troppo distante dall'area di operazione. Il successo dell'operazione è inoltre anche legato all'implementazione di una comunicazione strategica efficace volta a promuovere i rini e a contrastare con l'evidenza dei risultati ottenuti in modo assolutamente bilanciato ed imparziale le narrative ostili perpetrate dai vari attori coinvolti nella questione libica. Infine, per rendere più efficaci le varie iniziative di capacity building messe in campo sia dall'Europa che dagli Stati membri, è necessaria un'opera sovraordinata di armonizzazione e coordinamento da parte dei vertici dell'Unione. In conclusione, dopo circa 10 mesi dal suo inizio, l'operazione IRINI ha dimostrato la sua efficacia operativa nonostante le perduranti difficoltà. È una forma di IRINI è nata per contribuire all'attuazione dell'embargo delle armi previsto dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed è solo una componente dell'approccio olistico concordato alla conferenza di Berlino. La coesione politica dimostrata dai paesi europei e non al vertice di Berlino va ora confermata e sostenuta con azioni e contributi concreti per l'efficacia del processo di pace in Libia. Nonostante l'operazione IRINI sia iniziata in piena pandemia, ha già prodotto risultati evidenti e si è dimostrata imparziale ed equilibrata quando vengono fornite risorse e assetti adeguati. Sono consapevole che ci sono molte sfide politiche e diplomatiche, soprattutto a causa dei tanti attori internazionali coinvolti, ognuno con la propria agenda. Tuttavia, al di là degli interessi dei singoli paesi, una Libia stabile dovrebbe davvero essere l'obiettivo di tutti, perché aumenterebbe la sicurezza nella regione, migliorerebbe le condizioni di vita ed economiche delle popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo, contribuendo anche a regolare e ridurre i flussi migratori. Abbiamo sentito parlare delle difficoltà di IRINI nell'attuazione del suo mandato, scambiandolo per una sorta di blocco navale delle coste libiche. IRINI agisce invece nel pieno rispetto e nei limiti delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del diritto internazionale, nonché in conformità con le regole di ingaggio approvate dagli Stati membri. L'accordo di cessate il fuoco firmato a Ginevra il 23 ottobre offre una buona opportunità per rafforzare l'impegno dell'Unione Europea per il processo di Berlino sulla Libia. Nel Mediterraneo centrale, nello svolgimento dei compiti previsti, l'operazione IRINI ha ormai sviluppato una solida esperienza nelle attività di monitoraggio, non solo in mare, ma anche in aria e a terra. Inoltre, la nostra imparzialità è garanzia di professionalità e credibilità. In quanto tale, se necessario e richiesto, IRINI è pronta a fare la sua parte anche nel monitoraggio di eventuali accordi di cessate il fuoco. Perché questo accada è necessario sicuramente l'accordo tra le parti, una risoluzione dell'ONU e la volontà dei Paesi membri. Ma noi siamo pronti ad attuare eventualmente anche questa possibilità. L'operazione IRINI sta sfruttando al massimo tutte le sue risorse disponibili, tuttavia sarebbe particolarmente utile avere uno scambio tattico di informazioni con la NATO e con gli USA anche per convincere tutti gli alleati, anche i più scettici, dell'efficacia e dell'imparzialità dell'operazione. Ci auspichiamo che la nuova amministrazione USA possa essere d'aiuto in questo percorso. Infine,
ma questo esula dalla capacità dell'operazione. La recente nomina dell'inviato speciale in Libia del segretario generale dell'ONU, l'ambasciatore slovacco Jan Kubis, lascia ben sperare la comunità internazionale in un rinnovato impulso verso la soluzione della crisi libica. Io vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per le vostre domande. Siamo noi che ringraziamo lei, ammiraglio. Credo che questa sia un'audizione di straordinaria importanza e straordinariamente interessante. Lascio subito la parola al primo collega che si è iscritto, che è l'onorevole Russo della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Grazie signora Presidente e grazie anche al signor Ammiraglio per la sua puntuale relazione. Mi permetto innanzitutto, per il suo tramite, di salutare e ringraziare tutte le donne e gli uomini dell'operazione Irini per il prezioso compito che stanno svolgendo. Ammiraglio, lei ha parlato di armonizzare delle iniziative europee e delle singole nazioni europee nei confronti del processo di capacity building in Libia. Quali soluzioni intravede in questo settore e quali benefici potrebbe portare una maggiore sinergia in tal senso, alla luce anche del fatto che lei ha appena descritto del mancato accordo con, o meglio, l'accordo che ancora non c'è stato con la NATO e gli Stati Uniti? Grazie. Grazie onorevole senatore Gasparri. Ammiraglio, grazie ovviamente per l'impegno suo e di tutto il personale. Tuttavia da questa audizione emergono una serie di criticità che lei stesso non ha nascosto e che risalgono poi a livelli di natura politica, parliamoci chiaro. Se non si capisce qual è la politica verso la Libia degli Stati Uniti, non voglio qui rifare la storia anche per brevità di tempo, guerre sbagliate, decisioni che a suo tempo le amministrazioni Obama, la stessa Inghilterra sotto altre guide, costrinsero e trascinarono anche l'Italia a scelte che si rivelarono poi alla fine, come dire, fallimentari. Attualmente noi abbiamo anche il nostro governo che non si capisce quale mediazione faccia. Un giorno riceve Sarraj, un giorno corre in maniera goffa da Haftar per operazioni giuste ma che andavano condotte con molta più serietà e capacità. Quindi capisco che chi sta a bordo di navi, se ha alle spalle un retroterra così confuso sia in Italia che a livello internazionale, agisce per il meglio. Quindi io penso che questa audizione sia più una sollecitazione alla politica, al Parlamento, per capire qual è il quadro strategico dell'azione di Irini. Già nel passato, e concludo, ci furono dei problemi in altre fasi con l'ammiraglio Credendino, perché lei ha citato il termine pull factor. C'è stata una fase in cui la confusione faceva sì che certe presenze divenissero fattore di attrazione. Ora questo non avviene per il traffico di clandestini. Purtroppo le condizioni della Libia non consentono né di fare la famosa seconda fase di NAFOR Med, che doveva comportare un intervento nei porti libici, perché le condizioni sono peggiorate politicamente parlando, ma anche la fase di addestramento, che io ritengo fondamentale, perché sono tra coloro che ritengono che Guardia Costiera Libica, che spesso viene criticata anche in Italia, come dire, contrasti gli affari dei trafficanti di persone, che peraltro invece vanno agevolati con le ONG. Quindi comprensione per il contesto difficile, apprezzamento per il lavoro fatto, ma la sua audizione ci restituisce, Presidente Pinotti e altri presidenti, la necessità di una discussione che peraltro faremo quando avremo condizioni di governo e di chiarezza politica che ci consentiranno di farla, altrimenti è un'operazione appoggiata su premesse troppo friabili. Grazie senatore Gasparri. Onorevole Pagani della Commissione Difesa della Camera. Grazie. Grazie Presidente e grazie Ammiraglio per l'illustrazione del punto di situazione. Buon lavoro a lei e a tutto il personale impegnato nella missione. Io mi concentro solo su alcune... Si sente onorevole Pagani. È la mascherina. Mi avvicino e parlo più forte. In modo da poter ascoltare onorevole Pagani. Si sente grazie. Meglio, Presidente? Ora bene, grazie. Ok. Mi concentro solo sul compito principale della missione Irini, cioè quella della garanzia del controllo relativo al rispetto dell'embargo sul traffico delle armi prevalentemente. Ora, Ammiraglio, lei ci ha spiegato in modo molto chiaro come le due parti, i due contendenti nello scenario, nel teatro libico, abbiano percorsi diversi di rifornimento di armamenti, una parte più via mare, l'altra parte più attraverso il trasporto aereo e via terra. La prima domanda che voglio farle, essendo ovvio
che l'utilità del presidio dell'embargo in relazione alla possibilità di garantire un cessate il fuoco è legata alla capacità di controllare i traffici per entrambi i contendenti, cioè sia quelle via mare che quelle via terra e aereo. Allora la mia prima domanda è: a suo parere è garantito su entrambi i fronti il controllo e il presidio dell'embargo delle armi, o si determina una condizione di squilibrio? La seconda domanda invece riguarda la relazione tra UE e NATO in relazione a questa missione. Lei ha citato, diciamo così, una difficoltà, fra virgolette, ideologica nell'ambito NATO del rapporto con la missione. Immagino che sia naturalmente legata alla posizione di un importante alleato della NATO, che è la Turchia, in relazione alla missione Irini. Le chiedo se a suo avviso si intravedono già le condizioni con il cambio di amministrazione americana per poter superare questo impasse, per poter creare un percorso virtuoso di collaborazione tra NATO e UE al fine di garantire l'efficacia dell'embargo delle armi e quindi le condizioni per avere cessato il fuoco e la prosecuzione sull'auspicato percorso di stabilizzazione democratica della Libia. Grazie. Grazie onorevole Pagani. Onorevole De Ida, sempre della Commissione Difesa della Camera. Grazie ammiraglio, chiedo scusa per prima, ma nell'elenco ero stato segnato per prima, evidentemente hanno fatto passare prima i colleghi della maggioranza. Ma detto questo... No, guardi, ha parlato il collega Gasparri, quindi evitiamo di fare polemiche inutili, per favore, faccia il proprio intervento. Per la Camera dei Deputati c'era un elenco ben preciso. Comunque, detto questo, ammiraglio, la ringrazio per la sua relazione, perché è stata veramente istruttiva per tutti noi. Avrei tre domande veloci. Uno, quali sono i limiti del mandato di Irini? Appunto, lei ha detto che agite su delle risoluzioni, vorremmo capire qual è il limite operativo della vostra azione. E proprio basandoci su questo, voi avete fermato delle navi turche e noi, quello era la nostra preoccupazione, lo strapotere della Turchia poi nel Mediterraneo con l'Europa che stava sostanzialmente un po' a guardare. Voi avete fermato una nave e quali sono stati poi le reazioni? Ci sono state delle reazioni di proteste, se erano giustificate. Termino qui, grazie ammiraglio. Onorevole Migliore della Commissione Esteri della Camera. Buongiorno. Sono anch'io, Presidente. Mi ha segnato? Sì, abbiamo segnato, ha già parlato un collega di 5 Stelle, quindi lei è segnato per il secondo giro. Stiamo seguendo, diciamo, esattamente l'ordine che avevo preannunciato all'inizio della Commissione. Mi scusi col collega, grazie. Prego. Buongiorno Presidenti, buongiorno Ammiraglio, grazie per la sua illustrazione e grazie soprattutto per l'attività che state svolgendo insieme ai vostri uomini nella missione Irini, tanto importante quanto se si potesse chiudere il... Credo ci sia il microfono senatore del Airola, se può chiuderlo. Grazie. Sì, grazie. E dicevo, tanto importante quanto, diciamo, necessaria nella sua impostazione, anche con la possibilità di rivederla su alcuni aspetti. Lei ha parlato in particolare di più assetti e ritengo che siano evidentemente necessari. Volevo chiederle se diciamo la carenza di assetti riguardava in particolare il controllo aereo, visto che diciamo mi pare che dalla sua relazione emergesse la difficoltà del controllo aereo e terrestre, diciamo così, rispetto al contrasto che era avvenuto soprattutto sul piano navale. La seconda domanda invece riguarda ovviamente il rapporto con la Turchia, perché
voi avete bloccato un rifornimento di armi, se ho capito bene, con la concessione una tantum di un porto greco, siccome il fronte bellico è stato ribaltato nel momento in cui è intervenuta la Turchia a sostegno della GNA, ed è tutto, diciamo, comprensibile, anche se ovviamente non condivisibile, che vi siano delle resistenze turche in ogni sede, anche rispetto alla missione Irini, essendo coinvolta direttamente nel teatro bellico. La terza questione riguarda la natura del sostegno armato. Mi spiego meglio. Se l'embargo delle armi avviene nei confronti ovviamente di tutti gli attori in campo, se a voi, diciamo, dal punto di vista della valutazione di quali siano questi flussi di armi, siano state registrate forniture di armi anche a truppe irregolari che potrebbero poi essere sfuggite, che potranno poi eventualmente sfuggire dal controllo anche delle autorità nazionali, per quanto precarie costituite in Libia, e autonomizzarsi dotandosi di armamenti che poi possano utilizzare su altri scenari, in particolare per azioni di carattere terroristico. Grazie. Ora la parola all'onorevole Formentini della Commissione Esteri della Camera. Con l'onorevole Formentini concludiamo il primo giro, lasciamo fare una prima parte di risposte e poi ci sarà la possibilità di intervenire per i colleghi che si sono iscritti per altre domande. Segnalo che ci sono 4 richieste di intervento da parte del rappresentante del Partito Democratico e 2 da parte dei 5 Stelle e un collega invece di Forza Italia. Lo dico perché se avremo tempo faremo tutti, ma se ci sono altri di altri partiti che vogliono iscriversi, ovviamente valuteremo la possibilità di dare la parola a tutti intercalando anche le diverse forze politiche. Lascio subito a lei la prima parte di risposte, ammiraglio. Grazie mille, Presidente. Ah sì, scusi onorevole Formentini. Grazie, Presidente. Io con grande dolore intervengo perché non possiamo non davvero prendere in forte nota, conto, le criticità espresse dall'ammiraglio, che ringrazio per l'enorme impegno, per la guida di questa operazione, come tutti i nostri uomini impegnati. Però noi, ai nostri uomini, all'ammiraglio, all'Occidente tutto, dovremmo dare delle risposte. Invece non abbiamo una politica estera come paese nei confronti della Libia, non abbiamo una chiara politica estera come paese Italia nel Mediterraneo orientale, non ce l'ha l'Unione Europea, che è divisa al proprio interno, ed anche la NATO, con l'assertività crescente della Turchia, è in forte difficoltà nel Mediterraneo orientale e centrale. Quindi davvero un quadro drammatico di divisione profonda, frammentazione dell'Occidente, che non fa altro che consentire ad altri attori, quali la Russia, la stessa Turchia, che ancora non si capisce se abbia scelto di far parte della NATO o di guardare a Cina e Russia. Ecco, davvero noi lasciamo i nostri uomini in una situazione di incertezza grave, che è grave per loro, ma grave per tutto il paese. Quindi la nostra vicinanza come Lega e la speranza per il futuro prossimo che un nuovo governo riesca a far valere gli interessi del nostro paese. Grazie. Grazie, onorevole Formentini. Ora la parola all'ammiraglio. Allora, grazie mille per queste domande che mi permettono di ampliare alcuni argomenti che per questione di tempo non ho approfondito durante la mia presentazione. Partirei con l'onorevole Russo in rigoroso ordine di domanda. Armonizzazione degli sforzi e soluzioni da parte dell'Unione Europea e dei Member States. Questa è una richiesta che peraltro nasce dalla mia visita a Tripoli. Questa richiesta è stata formulata dalle autorità libiche. Le autorità libiche ci hanno chiesto fondamentalmente che l'Europa si presenti unita, sia nei paesi che nella politica,
e che ogni tipo di azione possa essere coordinata in maniera sinergica, in modo tale che alla fornitura di materiali venga fornito l'adeguato addestramento, l'adeguata tecnologia e l'adeguato supporto. Per questo l'Unione Europea sta facendo, come sta facendo l'Italia, come stanno facendo altri paesi come Malta, Germania e quant'altro. Quello che forse ci chiedono, ci hanno chiesto e che io ho riportato anche alle autorità europee in diversi momenti, è che tutti questi sforzi trovino un punto di un focus comune, che vengano coordinati a livello presumibilmente europeo in modo tale che arrivi il materiale, soprattutto quello necessario alla Libyan Coast Guard and Navy per contrastare i flussi migratori, che questo sia legato a un training su questi mezzi, quindi motovedette, aerei, Maritime Rescue Coordination Center, che l'Italia per esempio sta fornendo con un programma dell'Unione Europea, ma che tutti questi sforzi siano coordinati e arrivino materiali e uomini e mezzi nello stesso momento, in modo tale che non ci siano discrasie tra l'arrivo dei materiali, la fornitura di attività addestrative di un paese piuttosto che nell'altro, per non accavallarle e soprattutto per ottenere i migliori risultati. Quello che mi sento di dire è che se questa sinergia non si riesce ad ottenere, rischiamo di perdere un'occasione nei confronti della Libia, che è un vuoto che poi altri paesi non europei possono sicuramente colmare al posto nostro, e già in parte lo stanno facendo. Per quanto riguarda il controllo dell'embargo, l'imparzialità sul controllo dell'embargo, a questo proposito è importante citare un dato. Noi, come ho già detto, abbiamo inviato all'ONU 18 rapporti. Questi rapporti di probabili e certe violazioni dell'embargo sono in numero pressoché equilibrato tra GNA e LNA. È chiaro che le nostre azioni cinetiche si possono concentrare sui mercantili, perché sono quelli che possiamo ispezionare, ma controlliamo anche 25 aeroporti, controlliamo il traffico che avviene ai confini della Libia con molte difficoltà, ma lo facciamo con mezzi satellitari. Quindi abbiamo avuto contezza di diverse violazioni di armi, dell'embargo delle armi, da tutte e due le parti, anche su quelle che riguardano i traffici aerei. È chiaro, e qui mi ricollego a una domanda successiva, ed è chiaro che avere più mezzi a disposizione, soprattutto per esempio mezzi aerei e anche navali che permettano una scoperta aerea più lontana, un'identificazione del tipo di traffico aereo di cui stiamo parlando, oppure di sistemi a pilotaggio remoto che permettano anche di controllare i movimenti che avvengono su terra, come quelli che per esempio ha la NATO, questo ci migliorerebbe moltissimo la qualità dei nostri prodotti verso le Nazioni Unite. È anche chiaro che tutti i rapporti che noi inviamo per tutte le possibili violazioni vengono inviate nelle Nazioni Unite e poi in seno al Consiglio di sicurezza devono essere prese delle decisioni. Non sta a noi prendere decisioni su quello che avviene di questi rapporti e di queste violazioni. Quindi poi sta al Consiglio di sicurezza, e all'interno del Consiglio di sicurezza c'è un comitato sanzionatorio, prendere le decisioni necessarie nei confronti di quei paesi che si sono macchiati di questi traffici. Noi possiamo segnalarli e, laddove possibile, intervenire. Per quanto riguarda le difficoltà con la NATO e anche con gli USA, è chiaro che i paesi non europei che fanno parte della NATO hanno un'influenza in tutto questo, in tutta questa difficoltà di sviluppare un certo tipo di dialettica. Dal punto di vista militare, più volte mi sono confrontato con i comandanti NATO e non hanno mai rilevato problemi di coordinamento. I problemi rimangono solo esclusivamente a livello politico tra l'Unione Europea e la NATO in sé. Sono ottimista, ritengo che l'agenda libica sia un'agenda che la nuova amministrazione NATO USA dovrà necessariamente prendere in considerazione. Alcune dichiarazioni in questo senso ci sono state, e quindi sono confidente che probabilmente in un futuro che non è prossimo,
ma sicuramente in un futuro un'attenzione maggiore alla Libia e quindi anche alle difficoltà che vi sono nei rapporti tra Unione Europea e NATO possano essere questi rapporti possano sicuramente migliorare. Passando alla domanda dell'onorevole De Idda sui limiti del mandato di Irini e quindi delle reazioni turche al nostro abbordaggio, è importante sottolineare, l'ho già detto forse, che l'operazione Irini non è un embargo, non blocca tutte le navi in maniera indiscriminata, ma lo può fare quando si verifichino determinate condizioni dettate dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale che noi dobbiamo comunque rispettare. Il che significa molto semplicemente che se uno Stato di bandiera non ci dà il permesso di andare a bordo di una nave, noi non lo possiamo fare. Se lo Stato di bandiera, una nave di un determinato Stato di bandiera viene scortata da navi militari che proclamano l'immunità sovrana, sovereign immunity, come è successo in un caso nel 2020, noi non possiamo intervenire con i nostri mezzi. Questo non per cattiva volontà dell'Operation Commander, ma per quello che è previsto dalle norme internazionali, dalle restrizioni del Consiglio di Sicurezza e dalle regole di ingaggio che mi sono state assegnate dai Paesi membri. Nel caso della Turchia, del recente caso della Turchia, l'abordaggio al mercantile Rosani Alfa, e le mie norme e le regole di ingaggio prevedono che in ottemperanza a una pratica di diritto internazionale consuetudinario, se il consenso dello Stato di bandiera non arriva entro le 4 ore, dal momento in cui noi abbiamo interessato tutte le autorità diplomatiche conosciute, siamo autorizzati ad abbordare la nave. Quindi c'è una sorta di silenzio assenso. In quel caso, nonostante le autorità del Paese avessero coscienza di questa nostra richiesta, volutamente non hanno risposto, noi abbiamo proseguito questa azione. E come previsto dalle norme che mi sono state date dall'Unione Europea, nel momento in cui il paese di bandiera ha dichiarato la non volontà a proseguire l'ispezione, ci siamo fermati e siamo scesi dalla nave, quindi nel rispetto del diritto internazionale. Per quanto riguarda gli assetti richiamati dall'onorevole Migliore, sicuramente abbiamo necessità, l'ho un po' già citato, di una maggiore capacità di controllo aereo e terrestre. Questo avviene principalmente con mezzi aerei AEV, con droni specializzati, ma abbiamo bisogno anche di navi, perché l'area di pattugliamento è grande come tutta l'Inghilterra e quindi come tutto il Regno Unito, e quindi è particolarmente difficile pattugliarla completamente come in questo momento, in cui abbiamo soltanto 2 navi, una delle quali periodicamente deve rientrare in porto per questioni logistiche. È chiaro che quello dei porti di diversione per quelle navi che vengono trovate con carichi di mezzi militari, come è successo per la Loyal Diamond 7, è un problema. Il porto greco è stato offerto su base una tantum, come sappiamo, per la Royal Diamond. Al momento abbiamo solo il porto francese disponibile, sarebbero necessari altri porti in prossimità dell'area d'operazione per consentirci di gestire meglio questa situazione, anche da un punto di vista politico, come è stato osservato. Se le armi sono andate a gruppi terroristici o gruppi mercenari, non abbiamo evidenza che queste armi possano essere state recapitate a gruppi di mercenari o altro. Sicuramente possiamo dire che alcuni dei mezzi che sono stati trasportati in Libia appartengono o sono connessi con la società Wagner, che sappiamo essere una società sotto il controllo legata alla Russia. Però a parte i mezzi che sono di questa società, noi altri mezzi e che destinati a gruppi terroristici o comunque a truppe irregolari non ne conosciamo.
Penso di aver esaurito tutte le domande che mi sono state poste. Grazie ammiraglio, passiamo ora alle prossime. Il primo è il senatore Airola della Commissione Esteri del Senato. Senatore Airola? Sì, scusate. Ho una connessione. Magari le do la parola fra poco quando riesce a fare una connessione, diciamo, che si possa ascoltare meglio. Lascio la parola all'onorevole Boldrini della Commissione Esteri della Camera. Sì, grazie signora Presidente, saluto gli altri presidenti e ringrazio l'ammiraglio Agostini per questa sua relazione. Ho apprezzato il fatto che l'ammiraglio abbia esposto le criticità della missione di cui è a capo e d'altra parte, ecco, e d'altra parte contrastare il traffico di armi nel Mediterraneo centrale in un momento in cui questo è diventato molto affollato. Capisco che è alquanto difficile, anche perché appunto la... Senatore Airola, abbiamo nel frattempo dato la parola all'onorevole Boldrini, se potesse spegnere il microfono. Assolutamente dopo. Sì, assolutamente sì. Grazie. Prego, onorevole Boldrini, mi scusi per l'interruzione. Abbiamo... Riuscite a sentirmi? Ecco, perfetto, adesso sentiamo bene, grazie, forte e chiaro. Allora, quindi non so dove ci siamo persi. Comunque stavo dicendo che ho apprezzato il fatto che l'ammiraglio Agostini abbia messo in evidenza le criticità della missione di cui è a capo, proprio perché il contesto della guerra in Libia negli ultimi tempi ha assunto un carattere diverso rispetto a come era all'inizio, e quindi il Mediterraneo, specialmente la parte del Mediterraneo centrale, è diventata molto affollata di mezzi navali. D'altra parte noi vediamo spesso nelle cronache giornalistiche che appunto queste armi passano, e non passano solo via mare, passano anche via terra, e lì la missione Irini non ha nessun modo per contrastare che ci sia il contrabbando delle armi. Ecco, poi l'ammiraglio ha parlato anche della formazione della Guardia Costiera Libica, dicendo che è stata congelata dal GNA. Ora ci ha ricordato che Irini intende collaborare nel rispetto dei diritti. Io qui ho il dovere di far presente un aspetto. Ora, negli anni, specialmente negli ultimi tempi, noi abbiamo letto molti rapporti delle Nazioni Unite in cui si parla anche dei metodi della Guardia Costiera, che a volte vengono definiti come spregiudicati. Abbiamo letto anche molti servizi giornalistici documentati che vanno nella stessa direzione, evidenziano violenze che vengono messe in atto dalla Guardia Costiera nel momento in cui questa intercetta i migranti e li riporta indietro. Allora, se parliamo del diritto internazionale, non possiamo trascurare neanche la Convenzione di Ginevra del 1951 e il diritto del non refoulement, cioè il diritto del non respingimento verso luoghi dove le persone potrebbero essere sottoposte a trattamenti inumani e degradanti. E purtroppo in Libia, e anche qui non sono io a dare una valutazione, ma a rapporti sempre della missione ONU in Libia e delle altre agenzie delle Nazioni Unite, all'interno di questi centri di detenzione i trattamenti dei migranti sono degradanti, sono inumani. Allora io mi auguro che riprendere la formazione della Guardia Costiera Libica corrisponda anche al momento in cui la Guardia Costiera supererà questi metodi di trattamento dei migranti intercettati, e dove poi questi migranti e quando questi migranti verranno riportati
in centri che non saranno più caratterizzati da queste condizioni. Stamattina, perché credo che sia un punto qualificante per l'azione di chi opera appunto con un mandato internazionale e anche il sostegno degli stati membri che sono appunto lì per assumersi poi responsabilità quando questo accade, cioè quando appunto migranti intercettati vengono riportati in queste condizioni. Grazie onorevole Boldrini, vediamo se ora col senatore Airola riusciamo ad avere un collegamento migliore. Prego senatore Airola. Salve presidente, mi sente? Grazie, allora ringraziamo l'ammiraglio Fabio Agostini per la sua relazione e i dettagli proprio interessanti che ci ha trasmesso. Allora vado rapido perché la connessione è farlocca. Questione embargo. Principali fornitori, mi ricollego alla domanda anche di Migliore, gli avete individuati, la Royal Diamond per esempio che bandiera batteva. Gli scambi di armi avvengono con moneta, diciamo col petrolio, con i derivati diciamo del commercio del petrolio o anche con la droga. Io qua cito i due procuratori antimafia che sostenevano che il narcotraffico e le mafie italiane usavano questo tipo di scambio. Lei ha contezza, avete avuto questo tipo di anche nei controlli, durante i controlli di accertamento? Tutte e due parti, lei ha detto, ricevono armi, vuol dire cioè, che sia Sarraji anche riceve armi in modo non convenzionale e Haftar sicuramente. Due, in che percentuale abbiamo persa, senatore Airola, forse sarebbe bene condensasse la domanda perché non riusciamo a sentirla. Va bene, la prima parte di domande l'abbiamo raccolta e lascerei la parola all'onorevole Perego di Cremnago della Commissione Difesa della. Grazie Presidente, anche Perego e Basta andava benissimo. Saluto l'ammiraglio Agostini, di cui ho avuto modo di apprezzarne la professionalità e la competenza nel corso di un incontro presso l'headquarter della missione Irini. Analizzando il report degli interventi effettuati nel corso della missione, si evince come il Mediterraneo sia un porto di mare attraversato dagli interessi di diversi attori regionali senza che ci sia, diciamo, una sorta di stabilità o di, come si può dire, di sicurezza delle acque del Mediterraneo. Se io voglio citare ad esempio il caso della nave Bana, la nave turca che poi è approdata nel porto di Genova e ha trasportato delle armi per il GNA. Questa missione però rappresenta anche, o meglio, si vuol pensare di poter utilizzare questa missione per sopperire al vuoto politico che riguarda il Mediterraneo e l'Africa del Nord, in particolare la Libia, dove l'Italia, dal mio punto di vista, ha investito risorse insufficienti rispetto a quelli che sono i nostri desiderata e la nostra necessità di avere quel paese stabile anche per gli interessi economici e commerciali del nostro paese in Libia. E per cui rifaccio anche alle osservazioni della collega Boldrini nelle muovere critiche alla tutela dei diritti umani della Guardia Costiera Libica, le conseguenze di questo io credo che siano però diverse, abbiamo un punto di vista differente, ovvero il nostro paese dovrebbe
sopperire al vuoto politico insistendo di più con azioni di natura, diciamo, di missioni militari di sostegno. Quindi se noi pensiamo che la Guardia Costiera Libica sia un problema per la violazione dei diritti umani e pensiamo quindi di non sopportarla più, non faremo altro che consegnare la tutela del traffico di migranti a attori come la Turchia, che abbiamo visto non essere, diciamo, allineate rispetto ai principi di tutela della stabilità e della pace. Per cui, oltre a dotare la missione Irini di ulteriori assetti, ed è pacifico che non si possa presidiare l'intero Mar Mediterraneo con due soli assetti navali, sarebbe una cosa assolutamente impensabile di poter svolgere un compito sufficiente per uno specchio d'acqua così grande, sarebbe anche importante che l'Italia investisse più risorse nella stabilità della Libia e quindi dotasse non solo la missione Irini ma anche le altre missioni di più risorse finanziarie. Solo così potremmo veramente garantire il rispetto della pace. Irini deriva dal greco e significa pace, e anche dei diritti umani nella Libia che è affacciata sul Mediterraneo a soli 400 chilometri dalle nostre coste. Grazie. Grazie. E adesso ha chiesto la parola il Presidente Fassino. Non so se preferisce parlare ora o alla fine di tutte le domande, Presidente. No, parlo adesso perché faccio quattro domande, quindi così questo perfetto può consentire all'ammiraglio, che ringrazio per le sue puntuali risposte. La prima questione riguarda i porti. Il porto di Marsiglia è lontano. Perché e qual è la ragione per cui fino ad oggi non si è potuto utilizzare il sistema portuale di Malta, che è molto più vicino, e se è possibile ipotizzare l'utilizzo del sistema portuale italiano della Sicilia. Seconda questione, controllo terrestre. L'ammiraglio ha detto che poi una parte significativa della violazione dell'embargo avviene attraverso la via terrestre, che è marittima. Quali possono essere i dispositivi necessari per aumentare il controllo della penetrazione illegale per via terrestre? Terzo, c'è un mercato non solo di migranti nel Mediterraneo, ma anche delle imbarcazioni clandestine dei migranti. C'è la possibilità di intervenire su questo oppure no? Ultima domanda, nel Mediterraneo orientale si affacciano spesso, per traffici assolutamente legali, imbarcazioni navali cinesi. C'è stata qualche interferenza, qualche controllo, qualche relazione con questa presenza? Grazie. Grazie Presidente Fassino. L'onorevole Rossini della Commissione Difesa della Camera. Presidente, mi scusi, sono Airola. Un'ultimissima precisazione, quando avrà anche alla fine, va benissimo. Okay. Prego, senatore, ora che si è connesso, magari concluda, così poi possiamo passare agli altri interventi. È gentilissima, mi scuso con tutti voi. Allora, niente, semplicemente dicevo che la Turchia è un alleato che è slegato, l'abbiamo visto in Armenia e Azerbaigian, stare con non contro la Russia, in Libia a spazi vuoti, quindi io ritengo che sia opportuno, quindi assecondando anche le richieste che proponeva l'ammiraglio Fabio Agostino. L'ultima cosa, i diritti umani, chi controlla, se c'è qualcuno che controlla, perché come diceva l'onorevole Boldrini, in effetti siamo di fronte anche a situazioni veramente inumane. Grazie Presidente, grazie della vostra pazienza colleghi, grazie ammiraglio. Grazie senatore, allora ridò la parola all'onorevole Rossini. Grazie Presidente, mi sentite? Bene, forte e chiaro, grazie. Ok, intanto ringrazio l'ammiraglio Agostini per la relazione e ne approfitto per ringraziare tutto il personale impegnato nell'operazione. Vado dritto al punto, faccio tre domande. La prima è quanto influisce ai fini della riuscita e dei risultati di questa operazione il perdurare di una mancata risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU e quindi il conseguente ampliamento dell'area di operazione sorveglianza aerea del territorio libico.
Poi l'aveva citato già lei nella relazione, la presenza del dispositivo navale è fortemente attenzionata dalla stessa Unione Europea, poiché è considerabile come possibile pull factor. Si tratta poi della stessa accusa che ai tempi venne già fatta alla Mare Nostrum, alla nostra Mare Nostrum. Tale elemento sarebbe considerato circostanza necessaria e sufficiente per una riconsiderazione della missione, ma si viene a scontrare con la legge internazionale del mare. Com'è possibile, secondo lei, coniugare queste due aspettative? E poi, qual è il ruolo che si trova ad avere la Mare Sicura in questa situazione? Un'ultima domanda la farei sulla questione porti, in parte già il Presidente Fassina l'ha citato, ma è un profilo delicato ed è quello della disponibilità dei porti di approdo, non solo per l'eventuale sbarco dei migranti salvati in mare, ma soprattutto nel caso di imbarcazioni dirottate in violazione dell'embargo. Quindi, oltre alla Francia, mi chiedo, ci sono altri paesi che si sono resi disponibili? E in questo caso i costi dell'operazione come vengono ripartiti? Grazie. Grazie Presidente. Grazie onorevole senatore Vattuone della Commissione Difesa del Senato. Sì, grazie Presidente, mi sentite? Spero di sì. Ringrazio anch'io e saluto l'ammiraglio Agostini. Certo, nel Mediterraneo, come sappiamo, si sta giocando una partita complessa. Diciamo quella della stabilizzazione della Libia è una questione di rilevanza assoluta per le conseguenze sull'equilibrio e la sicurezza del Mediterraneo e in Nord Africa. E la mia domanda si riferisce alla collaborazione di cui lei ha accennato con le autorità e le istituzioni libiche, che naturalmente deve tener conto del quadro di legalità e del rispetto dei diritti umani in quel paese. Ma la collaborazione con la Guardia Costiera ha sollevato anche critiche, diciamo l'onorevole Boldrini ha accennato nella domanda che ha fatto. E io la mia domanda è relativa al fatto se può confermare o come dire, dare maggiori elementi sull'utilità e la positività di questa collaborazione con la Guardia Costiera, intesa diciamo come elemento importante per raggiungere gli obiettivi sull'operatività delle operazioni, naturalmente tenendo conto del rispetto dei diritti umani. Lei, diciamo, nella sua relazione qualcosa ha già accennato, ma mi interessava insomma approfondire un po' di più questo elemento. Grazie. Bene, onorevole, grazie senatore. Onorevole Carè della Commissione Difesa della Camera. L'onorevole Carè è ancora connesso? No, non lo sentiamo. Se non dà segni, diciamo, di presenza, mi permetto di aggiungere una breve domanda, anzi due. La prima è relativamente agli assetti. Lei ha detto che sono assetti insufficienti. A me ha colpito in particolare la minima disponibilità data a questi assetti dalla Francia. Lo sottolineo perché ricordo che è stata la Francia a chiedere con forza in un consiglio di difesa esteri di allora il fatto che ci fosse l'embargo delle armi come missione dell'allora missione Sofia, però primo punto oggi invece della missione Irini. Quindi mi colpisce che al di là della disponibilità del porto di Marsiglia, la Francia abbia soltanto 16, ha dato disponibilità di 16 personale, insomma, quindi un contributo davvero ristretto, diciamo così. La seconda, invece, se potesse, nella conclusione del suo intervento, dirci qualcosa di più sulla revisione strategica che è prevista per questa missione, che diciamo dovrebbe essere appunto un materiale molto importante nella discussione europea dei prossimi appuntamenti. Nel frattempo chiedo se l'onorevole Carè è riuscito a riconnettersi. No, e allora lascerei la parola per le risposte all'ammiraglio. Allora, grazie di nuovo Presidente e onorevoli senatori per queste domande.
ha fatto il Comune, partirei da quella dell'onorevole Boldrini, anche perché è stata più volte ripreso il tema dei diritti umani e del comportamento della Libyan Coast Guard e Navy. Io penso che in questo ambito è necessario fare un chiarimento. La Guardia Costiera Libica e la Marina Libica, che l'operazione Sofia prima e che l'operazione Irini vorrebbe successivamente addestrare, è quella che appartiene, che è sotto l'egida del Ministero della Difesa, che è una parte della Guardia Costiera cosiddetta, o meglio delle forze marittime che si riconducono ad attività di Guardia Costiera. Vi è inoltre una Guardia Costiera sotto legge del Ministero degli Interni, che è la General Administration of Coastal Security, GACS, e inoltre esistono, e lo vediamo tutti i giorni per quello che succede anche in relazione a sequestri di mercantili, sequestri di militari, di pescherecce, eccetera, esistono anche altre milizie con capacità minime di controllo delle acque territoriali che molto spesso si spacciano per guardia costiera. E questo è un po', ed è, diciamo così, un fattore comune a tutta la costa libica. Quindi quando parliamo di addestramento di guardia costiera libica, nel nostro caso è addestramento della guardia costiera legata al Ministero della Difesa. Personalmente, quando sono stato a Tripoli, ho incontrato i rappresentanti dell'UNHCR e dell'Organizzazione Internazionale della Migrazione. E ho fatto proprio questa domanda. Che differenza vedete da come si comportava la Guardia Costiera da noi addestrata prima e dopo il nostro addestramento? Mi è stato risposto da queste organizzazioni, quindi non ho timore di essere smentito, che la Guardia Costiera libica che fa riferimento alla difesa è quella che si comporta nel rispetto dei diritti umani, nel rispetto delle questioni di genere e con la massima attenzione per i minori. Perché è stata addestrata così? È stata addestrata così dall'operazione guidata dal mio predecessore. E quindi questo è un modus operandi ed è stato riconosciuto a livello internazionale. La stessa cosa non si può dire per tutte queste altre milizie o la Guardia o la General Administration Coastal Security che non sono state addestrate da Sofia. Va anche inoltre sottolineato che quando Sofia si occupava di addestramento, si occupava anche di monitoraggio del comportamento. Quindi le attività di soccorso in mare, lo stiamo facendo anche noi parzialmente, venivano costantemente monitorate con mezzi aerei per verificare che effettivamente il comportamento della Guardia Costiera da noi addestrata fosse quello conforme ai principi internazionalmente riconosciuti. E questo si è sempre verificato, sempre. Quindi è importante fare questo distinguo, perché molto spesso, l'ho letto anch'io sui giornali, si fa confusione, si parla di Guardia Costiera in maniera estensiva senza fare i necessari distinguo. È chiaro anche che i compiti della Guardia Costiera libica sotto l'egida del Ministero della Difesa sono quelli di salvare le persone in mare, ripeto, salvare le persone in mare, riportarle a terra e consegnarle al sistema di gestione dei migranti a terra che è sotto egida di diversi dicasteri. Quindi il compito della Guardia Costiera Libica termina nel momento in cui queste persone sono sbarcate dalle navi. E vi garantisco che anche durante i colloqui a Tripoli la preoccupazione dei comandanti militari era quella di poter continuare a garantire condizioni di sicurezza per i migranti che raccolgono in mare. Da qui anche la richiesta di mezzi operativi più efficaci, perché molto spesso sono costretti a ammassare 200 persone su motovedette che ne potrebbero portare 20. Mettendo
a rischio sia la sicurezza degli equipaggi e delle motovedette che la vita dei migranti. E su questo vi garantisco che i comandanti militari che ho incontrato pongono la massima attenzione. A terra c'è un sistema di controllo che è quello delle organizzazioni internazionali, che è quello dell'ONU e dell'Organizzazione Mondiale per l'Internazionale della Migrazione. Per quanto riguarda la domanda del senatore Airola sull'embargo, i principali fornitori sono più o meno gli stessi che supportano le parti in causa, da una parte e dall'altra. Sul pagamento delle armi non abbiamo evidenze su come queste armi possano essere pagate, anche perché la fase investigativa non è competenza di Irini. Le navi che sono state attenzionate per aver condotto delle attività illecite sono delle più disparate bandiere, quindi non ci sono bandiere specifiche, molto spesso sono le famose bandiere Honduras. Questo vale sia per i traffici di armi che i traffici illegali di idrocarburi. Nello specifico, e questo è un dato che posso tranquillamente dare, la Royal Diamond 7 che abbiamo dirottato era una nave battente bandiera delle isole Marshall che lavorava sotto egida di una compagnia degli Emirati Arabi da cui la nave era partita con il carico di jet fuel destinato a Bengasi. Anche in un altro caso in cui l'azione deterrente di Irini è stata fondamentale, un mercantile Jan Laxmi, anche in questo caso partito dagli Emirati, arrivava vuoto a Tobruk per imbarcare petrolio di contrabbando. Anche in quel caso l'intervento di Irini, in questo caso non è stato necessario andarci a bordo perché l'intervento delle navi di Irini ha portato quell'effetto deterrente per fare in modo che il mercantile cambiasse rotta di 180 gradi e tornasse indietro senza effettuare il carico illegale di petrolio. Se il GNA, quindi il governo di accordo nazionale, riceve armi non lecite. L'embargo dell'ONU vale per tutti i paesi dell'ONU e vale per tutte le parti in causa nel conflitto libico. Quindi nessuno è escluso, tutti i paesi che fanno parte dell'ONU debbono rispettare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, così come le debbono rispettare le parti in causa, altrimenti non si arriva a una soluzione del conflitto, non si arriva a mettere in condizione la diplomazia di fare il suo lavoro e quindi di lavorare per un cessate il fuoco permanente. Sicuramente, come aveva sottolineato l'onorevole Perego, il Mediterraneo è attraversato da interessi di diversi attori e ci sono ogni tipo di traffico. Irini è in grado di, per i compiti che svolge, di indirizzare la propria attenzione, e mi ricollego anche alla domanda del presidente Fassino, soltanto al traffico di armi e al traffico di idrocarburi illecito, eventualmente anche al traffico di esseri umani. Non abbiamo mandato per intervenire nel caso di mercantili o comunque di navi che trasportano mezzi che poi vengono utilizzati per traffici di migranti. Sempre una domanda del presidente Fassino, navi cinesi nel Mediterraneo ne circolano, non abbiamo avuto particolari interazioni perché non ci sono state ragioni per cui investigare queste navi, perché non avevamo alcuna informazione di attività illecite condotte da queste navi. Porti di diversion. Perché non Malta, porti italiani? Non sta a me definire quali sono i paesi europei che devono fornire dei porti di diversion, deve essere i paesi stessi a offrirli. Si era parlato di Malta in un primo momento nel caso del Royal Diamond 7, poi chiaramente ogni paese deve fare i conti con la giurisdizione interna
che verrebbe coinvolta nel caso di un dirottamento, giurisdizione che non è assolutamente semplice, lo stiamo ancora gestendo con le autorità elleniche, dall'operazione con le autorità elleniche per gestire il carico che è ancora il sotto sequestro delle autorità elleniche nel Pireo. Sicuramente un porto italiano come un porto maltese, essendo più vicini all'operazione, potrebbero essere utili. So che c'è una discussione in atto in diversi paesi europei per fornire o expertise o porti, anche in Italia c'è una discussione in atto che deve necessariamente coinvolgere in tutti i casi diversi dicasteri. Non è una questione che si dirime soltanto con un dicastero, ma è un problema piuttosto complesso che richiede l'intervento a più alto livello di tutti i dicasteri. Dispositivi necessari per aumentare il controllo per via terrestre, sicuramente mezzi aerei e droni con capacità di sorveglianza terrestre, come per esempio quelli che è in grado di mettere in campo la NATO. Per quanto riguarda le risoluzioni di sicurezza delle Nazioni Unite, è chiaro che dopo il cessate il fuoco e temporaneo attualmente in vigore, è necessario che ci sia una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per permettere di ampliare eventualmente, se c'è la volontà degli Stati membri, anche il mandato di Irini, e quindi è necessario che le Nazioni Unite trovino un punto di, diciamo così, di convergenza sulle attività che devono essere svolte a terra in Libia, anche sui e soprattutto su indicazioni delle parti in causa, perché è da lì che deve partire la volontà di un intervento dell'ONU nei confronti del cessate il fuoco. Per quanto riguarda il pull factor, l'onorevole Rossini mi chiedeva se ci fosse pull factor cosa avverrebbe. Beh, nel nostro caso, devo ricordare che ogni nave è obbligata a prestare soccorso secondo le convenzioni internazionali nel caso si trovi coinvolta in un'attività di salvataggio in mare. Nel nostro caso ci sono dei parametri che costantemente osserviamo. Se questi parametri dovessero dare indicazione che l'operazione costituisce un pull factor, avverrebbe come primo step, come primo passo, l'allontanamento delle navi dall'area interessata al pull factor. Dopodiché la mano passa al Bruxelles, al COPS, che dovrà decidere se e come intervenire, eventualmente anche riducendo il numero di navi, spostandole, cambiando i compiti dell'operazione. Posso comunque dire che nel caso in cui dovesse accadere che una delle navi di Irini venga coinvolta in un'attività di salvataggio in mare, è già previsto un sistema per cui è già definito un porto di attracco di questi migranti che non sarebbe in Italia. I costi, sia nel caso in cui si debba attivare il porto di sbarco dei migranti, sia per il costo per eventuali porti di diversione di mercantili che trasportano armi, sono coperti dall'Unione Europea con il meccanismo Atena. Quindi non ci sarebbero costi a carico dei Paesi membri. Collaborazione con le istituzioni libiche, richiamata dall'onorevole Vattuone, è sicuramente importante. Ci sono le critiche per la collaborazione con la Libyan Coast Guard and Navy, chiaramente derivano da quello che ho detto all'inizio di questa mia seconda replica, cioè dalla non conoscenza delle differenze tra i vari attori che agiscono sul mare in Libia. Quindi mi sento di poter dire che queste critiche non sono indirizzabili alla Libyan Coast Guard and Navy che l'operazione Sofia e Irini hanno addestrato. Sicuramente quello che facciamo, l'attività di addestramento, ha un riscontro positivo, perché abbiamo verificato negli ultimi anni
l'aumento delle capacità della Libyan Coast Guard and Navy grazie all'addestramento dell'operazione Sofia. La Libyan Coast Guard and Navy nel corso degli anni ha aumentato la capacità di arrivare ben oltre le acque territoriali fino a circa 130 miglia, 260 chilometri dalla costa, cosa che non era mai accaduta in precedenza, e soprattutto la capacità di salvare in mare anche a grandi distanze dalla costa circa il 50% dei migranti che partono dalla Libia. Partendo dall'1-2% del 2015-2016 siamo arrivati a percentuali del 50%. È chiaro che questo è molto legato alla disponibilità di mezzi che loro hanno a disposizione. Concludo con le osservazioni del Presidente Pinotti. Gli assetti francesi. Io vorrei assetti da tutta Europa. Sarei contento se tutta Europa fornisse degli assetti. Sicuramente la Francia è uno di quei paesi che al momento ci sta aiutando. Tutti i paesi ci potrebbero aiutare di più dando più assetti. Però è chiaro che dobbiamo fare i conti, anche nel caso dell'Italia come quello della Grecia, delle tantissime missioni internazionali in cui i paesi sono coinvolti. Sicuramente io farei appello a coloro che al momento non forniscono assetti. Questo sì, perché ci sono paesi che secondo me potrebbero aiutarci e non lo fanno neanche per un mese l'anno. E quindi in questo caso forse allora andrebbe indirizzata un'eventuale richiesta. L'operazione, come lei ha osservato, è sotto revisione strategica. Ho chiesto a più riprese di avere un mandato, di allungare il mandato di Irini a 2 anni anziché uno. Al momento non è più in discussione il fatto che Irini venga confermato o meno, perché pare che si stia andando verso la riconferma, che devo dire che già è un successo di per sé, vista le premesse con cui l'operazione è partita. Probabilmente avremo un mandato di 2 anni, la revisione strategica prevederà un mandato di 2 anni che ci permetterà un maggiore respiro strategico e anche una maggiore credibilità nei confronti delle varie forze armate. Per quanto riguarda la riflessione riguardo alla capacità di monitoraggio, potrà essere presa in considerazione dalla revisione strategica laddove le parti in causa e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vorranno andare in questa direzione. La ringraziamo molto, ammiraglio. Chiedo al presidente Rizzo, al presidente Fassino se vogliono intervenire per salutare, per concludere questa audizione. Sì, grazie presidente. No, semplicemente per rinnovare i miei ringraziamenti all'ammiraglio Agostini e per ribadire appunto sulla grande importanza di aver svolto questa audizione. Sicuramente un ringraziamento va fatto anche per la relazione che ci ha dato, ma anche il livello di dettaglio nelle risposte. E in questo vorrei anche ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti appunto per l'alto contenuto l'alto livello delle domande poste all'ammiraglio Agostini, al quale auguro buon vento. Grazie. Sì, grazie, anch'io ringrazio l'ammiraglio. Credo che una serie di questioni che l'ammiraglio ha posto possano consentire alle commissioni di fare un atto di indirizzo al governo, che io credo che sia utile, di sollecitazione al governo ad affrontare alcuni dei nodi non risolti che l'ammiraglio ha evocato. E per quello che riguarda la Camera, con il presidente Rizzo valuteremo come andare a varare, appunto adottare un atto di indirizzo, anche naturalmente in coordinamento con le commissioni del Senato. Grazie. Grazie, penso che questa sia un'idea importante, è stata una discussione molto partecipata e devo dire molto interessante, con molti interventi dei colleghi che anche io ringrazio. E ringraziamo anche lei, ammiraglio, augurandomi buon vento, come ha detto il presidente Rizzo, a lei e a tutto il personale italiano e non solo, anche europeo, che sta partecipando alla missione Irini. E
Sottolineo come il Parlamento italiano, lo diceva adesso il Presidente Fassino, ma certamente poi ne parleremo insieme al Presidente anche della Commissione Esteri del Senato e al collega della Commissione Difesa, però potremmo lavorare come Parlamento italiano, perché io credo che è un atto di indirizzo, proprio perché ci saranno appuntamenti importanti, ci sarà il Consiglio dell'Unione Europea di difesa all'inizio di marzo, poi ci sarà la conferenza interparlamentare PESC-PSDC e io penso che quindi se il Parlamento italiano, oltre a quella che sarà l'azione del COPS, del governo, può dare un atto di indirizzo, può rafforzare il ruolo di questa missione, almeno sottolineare come il Parlamento italiano ritiene che questa missione possa essere assolutamente importante e strategica per una situazione di sicurezza complessiva del Mediterraneo che ci riguarda molto da vicino. Grazie ancora e saluto tutti, alla prossima appuntamento. Grazie.